Allora, quello che ci occorre per realizzare questa borsa è innanzitutto un fondo. Adesso non avevo da farvelo vedere separato. Il fondo di legno è questo, una misura piccolina, rettangolare. Qui c'è già la borsa realizzata, che adesso vedremo come si fa. Comunque, ci occorre questo fondo. Un rocchetto da 500 grammi di sfilatelli integrale. Io vado ad utilizzare questo qui con il color rosa, quindi è la juta grezza con un filo di ciniglia color rosa assieme. Ci sono diversi altri colori, comprese i colori naturali, che potete scegliere sul nostro sito. Poi ci occorre un pezzo di rete già tagliato di misura, ve lo forniamo noi. Un sacchetto fodera che sarà sia la rifinitura che la chiusura della nostra borsa. Il sacchetto è realizzato artigianalmente da noi con una stoffa di cotone e ve lo forniamo già realizzato all'interno del kit. Un manico di perle con due anelli a caschettone qui al fondo. Anche questi manici li realizziamo noi artigianalmente e nel kit vi forniamo tutto completo. Quindi trovate il fondo di legno, la fodera, il manico e la rete già tagliata di misura. Tutto questo nel kit. A parte dovrete acquistare il filato, o se ce l'avete già magari a casa acquistato precedentemente, potete acquistare semplicemente il kit e usare il filato che avete già voi. Poi ci occorrerà un ago tirafettuccia e un uncinetto numero 4 con cui andremo a lavorare l'intera borsa. Quindi questo è quello che ci occorre e tutto il materiale lo potete acquistare come sempre sul sito www.merceriamari.it. Allora, per iniziare, dunque, prendiamo il nostro filo di juta, facciamo il cappio, il nostro fondo, andiamo a inserirci nel primo foro qui nell'angolo e andiamo a lavorare una maglia bassa. Puntiamo nel foro a fianco e lavoriamo un'altra maglia bassa. Nel prossimo foro, di nuovo un'altra maglia. E così via. Per tutti i fori di questo lato. Arrivati qui sull'angolo, andiamo a fare l'ultima maglia bassa. Dopodiché andiamo a fare una catenella e un'altra maglia bassa sempre in questo foro, in modo da fare la curva e fare l'angolo. Dopodiché ci spostiamo su questo lato e di nuovo andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni foro, fino ad arrivare di nuovo sull'angolo dove lavoreremo di nuovo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. Quindi qui vedete facciamo di nuovo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. Lavoriamo di nuovo tutte le maglie basse per tutto il giro, sull'angolo ripeteremo questa sequenza e così appunto per tutto il fondo. Arrivati qui nell'ultimo punto andiamo a fare un'altra maglia bassa in questo foro, una catenella e andiamo a unirci con una maglia bassissima puntando qui nel primo foro. In questo modo. A questo punto iniziamo con il punto vero e proprio. Facciamo una catenella e una maglia bassa nel primo punto. Saltiamo due punti di base, puntiamo nel terzo punto e andiamo a lavorare 5 maglie alte prese tutte in questo punto. Vedete due. Tre. Quattro e cinque. Adesso saltiamo di nuovo due punti di base, nel terzo andiamo a fare una maglia bassa. Vedete? Così. Saltiamo di nuovo due punti di base. E nel terzo, quindi 1, 2, nel terzo di nuovo andiamo a fare 5 maglie alte.
nuovamente saltiamo due punti di base, nel terzo andiamo a fare una maglia bassa. Saltiamo di nuovo due punti di base e nel terzo andiamo a lavorare 5 maglie alte. Saltiamo due maglie, facciamo una maglia bassa, di nuovo saltiamo due maglie, ci ritroviamo esattamente sull'angolo e qui lavoriamo uno dei nostri motivi, di nuovo facendo le 5 maglie alte. Saltiamo di nuovo due punti e nel terzo andiamo a fare una maglia bassa. Vedete, in questo modo abbiamo fatto anche l'angolo e dobbiamo procedere in questo modo per tutto il giro. Una volta terminato il giro, per iniziare il successivo dobbiamo tenere presente che dobbiamo andare a fare i motivi scambiati, ovvero dovremo andare a fare gli archetti, i ventaglietti da 5 maglie alte dove prima avevamo la maglia bassa. Quindi vedete che io adesso qui ho terminato il mio archetto, vado a fare la maglia bassa, la faccio qua in questo modo e subito vado a fare il mio archetto. Allora vedete che il giro non mi finisce con lo spazio, non importa, lo facciamo finire in questo modo e subito qui punto per fare le maglie alte. Quindi vedete, ho fatto la prima maglia alta, adesso vado a fare le altre. Dopodiché vado a fare la maglia bassa sulla maglia alta centrale del motivo, quindi salto sempre due maglie alte, nella terza, che è quella centrale, vado a fare una maglia bassa. Voilà! Dopodiché andiamo sulla maglia bassa del giro precedente, quindi qua in mezzo, e puntiamo di nuovo per fare le nostre 5 maglie alte. E voilà, adesso andiamo di nuovo qui e facciamo la maglia bassa, ci spostiamo qui e facciamo di nuovo il nostro modulo da 5 maglie alte. Voilà, qui facciamo una maglia bassa. Quindi vedete che punto sempre a metà del ventaglietto sottostante e questo è il punto così come si presenta. Adesso andiamo di nuovo qui e facciamo di nuovo le nostre 5 maglie alte. E quindi così via per tutta l'altezza della borsa che desideriamo. Anche qui vedete che vado a fare la maglia bassa a metà del motivo e poi qui adesso andremo a fare le 5 maglie alte e così via. Quindi dobbiamo lavorare in questo modo tutta l'altezza che desideriamo della nostra borsa. Al giro successivo andremo a lavorare le maglie, i ventaglietti qui puntando qui, e quindi ogni giro il motivo viene appunto scambiato. È un punto abbastanza semplice e dobbiamo proseguire in questo modo fino ad aver ottenuto l'altezza desiderata del nostro corpo borsa, tenendo conto che dovrà essere circa di
15, massimo 18 centimetri. Allora, una volta realizzata la borsa il corpo borsa dell'altezza desiderata, non ci resta che andare ad inserire la rete. Allora, io qui ho realizzato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 giri in totale del punto che abbiamo visto e ho un'altezza per una borsettina, diciamo, piccolina, però appunto il fondo già era proporzionato, quindi non è che possiamo fare una borsa alta così, con un fondo così piccolo, altrimenti bisogna ingrandire anche il fondo, resta una borsa piccolina, una pochettina. Allora, una volta quindi terminata la lavorazione, dobbiamo andare a mettere il pezzettino di rete e andarlo a fissare con l'ago, a cucirlo qui in cima e al fondo per irrobustire e irrigidire la nostra lavorazione. Quindi vedete che la rete sta perfettamente all'interno, si ferma proprio qui sotto i punti in modo che da fuori non si veda, e adesso vi faccio vedere come andarla a fissare. Quindi la andiamo a mettere qui, vedete che qualche quadratino si sormonta e io vado proprio a inserirmi con l'ago qui nella lavorazione e nelle due parti col sormonto, passo attraverso con l'ago attraverso entrambe. Proprio per andare a fissarle. Quindi qui abbiamo fatto entrare il nodino, voilà. Adesso passo, diciamo che salto un foro, passo in quello dopo, mi inserisco qui trasversalmente la lavorazione in modo che con l'ago non sbuco sul davanti ma sto sempre tutto all'interno della borsa, e dopo mi infilo, ecco, vedete qui in questo quadratino qui non è necessario che andate a fissare esattamente tutti i quadretti della rete, bisogna dargli solo un po' di punti in modo da fissarla, che lei non sia mobile. Quindi vedete che adesso entro qui, poi passo di nuovo attraverso una serie di punti, voilà, esco qui e di nuovo vedete che ho fissato un pezzettino. Dopo entro qui, passo attraverso i punti, esco, tiro, e così via. Dobbiamo andare ad attaccare lungo tutta la circonferenza la nostra rete in questo modo. Una volta quindi cucito lungo tutta la circonferenza della borsa, con l'ago passiamo qui in qualche quadretto, andiamo leggermente più in basso, facciamo passare, diciamo, il filo in questo modo per poi fare un nodino e andare a tagliare e a chiudere e a staccare il filo, no? E allo stesso modo come abbiamo cucito questa parte qui in cima, ugualmente dobbiamo andare a cucire anche passando qui nei quadratini qui al fondo, ok? Quindi è lo stesso identico procedimento, non ve lo faccio vedere perché con la videocamera riprendere giù in fondo diventa veramente difficile, ma si fa nello stesso modo, quindi sempre con l'ago puntate qui, passate nei punti. Come vedete anch'io qua sono stata un po' distante, cioè non è che sono passata proprio in tutti i quadretti, vedete qui come sono andata a cucire, quindi c'è qui dove ho passato il filo, non per forza in tutti, però la rete comunque è ben ferma, è cucita e non si muove più. Poi con la fodera andremo a nascondere il tutto, quindi andiamo ancora per sicurezza a fissare la rete sul fondo della borsa. Voilà, una volta che abbiamo cucito quindi la rete sopra e sotto, vado a prendere il manico con l'anello moschettone, vedete che qui ho una fessura che se schiaccio si apre, e vado a inserirlo qui sul laterale. Così, è la stessa cosa vado a fare dall'altra parte. Voilà, abbiamo inserito il manico. Adesso come ultima cosa andiamo a prendere la nostra fodera, la andiamo a inserire all'interno. Quindi la fodera deve stare, che noi la andiamo, diciamo, a cucire
così, e poi dopo lei arriccia e quello che avanza, diciamo, fa il sacchettino di chiusura. Ok, quindi andiamo a sistemarlo in questo modo e lo andiamo a cucire. Adesso vi faccio vedere come. Per fare questa cucitura ci occorre un ago normale, quindi un ago, e del filo. Io utilizzo il filo di poliestere, il numero 30, quello più spesso, ok? Più robusto, più resistente. Ho scelto un color juta e vado a cucire utilizzando questo filo, e adesso vi faccio vedere come, appunto. Allora, per cucire la fodera, quindi prendiamo la nostra cugliata di filo, posizioniamo qui, io posiziono che i lacci siano in corrispondenza del centro davanti, mi inserisco qui all'interno della fodera, e come potete vedere le fodere sono fatte di tessuto doppio, quindi cerchiamo con l'ago di prendere solo lo strato davanti, in modo che all'interno, una volta che apriamo la borsa, la cucitura non si veda. Quindi adesso entro qui, passo attraverso tutti e due gli strati e mi inserisco nel corpo borsa, perché devo fare entrare il nodo e fissarlo qui all'interno. Dopodiché passiamo di nuovo qui nel corpo borsa, ci inseriamo nella fodera, ma usciamo trasversalmente prendendo solo il primo strato di tessuto, in modo che se io guardo all'interno, vedete che adesso l'ho preso. Vedete che io non devo vedere l'ago in questo modo. Vedete che se io guardo all'interno non ho preso il secondo strato di stoffa, ma solo il primo. Facendo così tiro il punto e fisso la fodera. Dopodiché, quindi, rientro qui nel mio corpo borsa, torno indietro e di nuovo cerco di agganciare solo il primo strato di stoffa, uscendo così trasversalmente. Dopodiché rientro nel corpo borsa. Vedete che dall'interno i punti non si vedono. Qui ho una macchietta, quindi così aggancio il primo strato e riesco sul davanti nel corpo borsa. Passo qui nel punto a fianco, prendo di nuovo il tessuto e riesco nel corpo borsa. In questo modo vedete che sono andata a fissare questo pezzettino qui, in questo modo, e dall'interno non si vede nulla, resta un lavoro bello pulito. Dopodiché andremo poi a chiudere la nostra foderina. Quindi in questo modo facciamo tutto il giro della circonferenza della nostra borsa, andremo a fissare la fodera.